Allora, grazie innanzitutto Giovanni Gastel di essere qui con noi oggi e un grazie particolare per aver detto sì con entusiasmo alla mostra di Il e Mudek Photo, Il mondo che verrà. La mia prima domanda è come sarà questo mondo che verrà? Senti, intanto grazie a te perché avete avuto un'idea bellissima, secondo me. In questi momenti è proprio interessante, come dire, cercare di guardare oltre, no? Immaginare quello che sarà. E io penso e spero che questo grande attacco alieno possa servire a unire l'umanità un po' di più, diciamo. Siamo tutti Homo sapiens e siamo tutti molto vulnerabili, come vedi. Questo è il famoso attacco alieno di cui si parlava da ragazzi, no? Si diceva, beh, ma il mondo si può unire solo in caso di attacco alieno, perché allora cadranno le barriere religiose, politiche, di bandiera, e l'uomo capirà di essere uno e a difendere se stesso. Ecco, il sogno è che questo succeda, che noi si trovi pace con la natura, si trovi, come dire, una pace stabile nel rapporto con la natura, ritrovato, ecco. Questo ovviamente è il sogno, la realtà, vedremo quale sarà. Però io penso che usciamo piuttosto cambiati, almeno io molto, a livello proprio psicologico e di tensione morale verso il mio pianeta, verso la mia verso la Terra più che verso le nazioni. Senti, la sfida non era facile perché in fondo la proposta era di fotografare il futuro. E come ci si riesce? Ma senti, le immagini riuscite sono sempre delle icone, no? Sono sempre delle immagini che non parlano del reale, ma lo sublimano, lo fanno diventare un'immagine sacra, un'immagine simbolica. Parlo della fotografia d'autore, non è la loro funzione quella di mostrare, la fotografia si è sdoppiata, da un lato gli smartphone hanno preso tutta la parte di comunicazione, di avvenimento, e a noi è rimasta invece quella di appunto inventare immagini magiche e simboliche. Allora io ho pensato proprio che questo salto di questa mia amica, questa modella che si chiama Adriana Giotta, verso il cielo, questo, come dicono nella poesia, fragile tentativo di volo, è un po' la speranza del futuro, no? Quella di rappacificarci col cielo, con gli elementi, con la natura, e ritrovare un equilibrio nuovo in questo tentativo di ritornare aerei, ecco, un po' meno radicati al suolo, un po' meno pragmatici, un po' meno selvaggiamente sfruttatori, ecco, ma parte dell'universo e di cui facciamo parte, poi come razza animale. Senti, la foto è appunto una foto molto, molto aerea, piena di sogno, piena di prospettiva. E il testo che la accompagna è altrettanto ed è una tua poesia? Sì, è una poesia. Sai che io scrivo tanto, pubblico libri di poesie e non. È un'altra grande, diciamo, professione, passione, chiamala come vuoi. Pochissime volte ho scritto poesie che in abbinata con la fotografia. Nel caso di Adriana in the Sky, che è la foto che tu hai pubblicato, c'era una poesia che secondo me chiosava bene tutto il discorso, ed è Adriana salta nel vento con grazia naturale. Forse la vita è tutto in questo suo fragile tentativo di volo, ecco. Le nostre vite sono spesso un tentativo di volo. E alle volte riusciamo anche a volare. Speriamo che questa ripresa si compia anche con una presa con un'accettazione del nostro ruolo, del mondo leggermente diversa.
Senti, quindi ci hai fatto un doppio regalo, quello della tua foto, quella della tua poesia, e un triplo perché non ci sei solo tu in questa mostra, ci sono molti fotografi e alcuni li hai proprio introdotti tu a questo progetto e hai voluto che partecipassero proprio anche nel tuo ruolo istituzionale, diciamo, di promotore di talenti. Sono presidente dei fotografi italiani, per cui ovviamente ho una generazione che sta crescendo molto bene di giovani fotografi che teniamo un po' sotto la nostra ala e poi li aiutiamo a volare via professionalmente. In questo caso ti ho proposto 3-4 giovani fotografi, Righetti, Biancofiore, insomma, alcuni fiori all'occhiello dell'associazione che secondo me hanno dato anche a te un risultato interessante, un punto di vista diverso sulla ripresa e sul cosa e come bisogna impostare la ripresa. Grazie allora Giovanni Gastel, grazie. L'appuntamento è il 15 maggio con la mostra Il mondo che verrà. Grazie.